È un autore che ci chiama in causa, ma ci chiama in causa con la forza del suo linguaggio, prima di tutto, no? Per quello dico, per quello parlo di letteratura soprattutto, ma questa letteratura si affaccia su tutto il resto, sull'essere di Machiavelli nel mondo, no? Perché la parola letteraria per Machiavelli è un modo di entrare nel presente, ma c'è una forza attiva la parola immediatamente, insomma, no? Ci prende di petto, insomma, no? È legato a tutta una particolare tradizione fiorentina che però risente pure di un rapporto con la grande letteratura volgare, pure che naturalmente a Firenze viene frequentata molto, e Dante, perfino Dante, che da un punto di vista, diciamo, morale o religioso può sembrare così distante da Machiavelli, Dante è particolarmente presente nell'urgenza del linguaggio, no? Un linguaggio che ci prende di petto, quindi forse la grande fortuna, anche contraddittoria, scandalosa di Machiavelli è stata in partenza determinata anche dall'urgenza del suo linguaggio, no? Che ha toccato naturalmente dei temi capitali che riguardavano proprio l'orizzonte del suo essere nel mondo. Perché il linguaggio? Perché il linguaggio era un modo di essere nel mondo, e la politica la cosa di cui lui non poteva fare a meno, no? Aveva consumato tutti i suoi anni poi di segretario della Repubblica, insomma, inseguendo, cioè cercando le situazioni più diverse, più complicate, e dopo questo, insomma, quando perde il posto, diciamo così, con tutto quello che accade nel 1512, e il passaggio ad un pensiero politico, quello che possiamo chiamare un pensiero politico, e qui ne parlerà da par suo naturalmente Gennaro Sasso, ecco, il passaggio ad un più articolato pensiero politico, che naturalmente maturava già in tutta la riflessione che si svolgeva durante la sua attività di segretario, di legato, di vari movimenti in Italia e in Europa, appunto, per conto dello Stato fiorentino. Dopo tutto questo passato di pratica, l'impossibilità della pratica, insomma, lo porta, insomma, ad una scrittura che è sull'esperienza politica, dove però si tratta di scrittura, insomma, ecco, credo che questo sia un dato che risulta evidente, per esempio, dalle lettere, ne abbiamo tante, soprattutto del periodo immediatamente precedente e parallelamente alla scrittura del Principe, no? Dove in fondo il venire fuori di questo trattato si collega proprio ad un esercizio della parola in dialogo col suo amico Francesco Vettori, che era ambasciatore a Roma e aveva ben poco da fare perché a un certo punto è stato eletto Papa e poi Leone X, e l'ambasciatore fiorentino era un Medici fiorentino, il figlio di Lorenzo il Magnifico, quindi l'ambasciatore fiorentino non è che ci avesse tanto da fare, no? Perché la politica di Firenze veniva gestita direttamente dal Papa, e c'è questo formidabile epistolario, questo scambio tra Machiavelli e il Vettori che culmina nella lettera del 10 dicembre 1513, dove si parla della prima elaborazione del Principe, di questo trattato che Machiavelli vorrebbe offrire ai nuovi signori di Firenze, ai Medici, per farsi chiamare in causa, no? Lui che non sa stare senza l'arte dello Stato. Però ecco, è arte o scienza? Cos'è, insomma? Ecco, io sono sempre diffidente verso coloro che parlano della politica come scienza, quindi, no? Machiavelli, fondatore della scienza della politica, non mi pare, insomma, no? È un personaggio che che è stato dentro la politica, che ha pensato all'esercizio della politica nel suo tempo, in un contesto particolarmente lacerante come quello delle guerre d'Italia di quegli anni, entro cui Firenze viene coinvolta in tanti modi che naturalmente non abbiamo tempo di seguire. Un autore così, insomma, non vuole essere uno scienziato. Mi piace sempre la formula
che usò un grande critico come Luigi Russo, no? Machiavelli, artista eroe della tecnica della politica, insomma, no? In fondo artista perché insomma così la considera un'arte, insomma, no? Arte non nel senso puramente estetico, naturalmente, arte nel senso di tecnica proprio, no? E eroe perché ci sta dentro fino in fondo, no? E proprio perché lui sta dentro fino in fondo e proprio perché quando ne parla usa un linguaggio di così potente espressività, no? Che chiama in causa proprio il presente, l'evidenza dei comportamenti umani, no? Proprio per questo la sua riflessione sulla politica è una riflessione che è nello stesso tempo una riflessione di tipo morale, insomma, ecco, non è, ecco, il bello, secondo me, che Machiavelli non è un autore così che vuole essere scandaloso e immorale, provoca sì, insomma, no? Ma provoca a partire da un formidabile moralismo, no? Cioè un'immagine della negatività dei comportamenti umani con cui il politico è costretto a confrontarsi, insomma, no? Quindi proprio per questo nella sua riflessione, nella sua scrittura c'è un elemento fortissimo in ogni momento di contraddizione e tutta la forza del suo pensiero, no? Quelle cose che poi hanno suscitato nel corso dei secoli tantissime riflessioni che ritornano continuamente, Machiavelli ritorna sempre, no? Quest'anno già vedo che ci stanno tre libri che sono usciti in questi giorni proprio su Machiavelli. Proprio, siamo portati inevitabilmente a ripensare Machiavelli, possiamo ripensarlo nei modi più diversi, ma credo che oggi in particolare sia essenziale e naturalmente non mi dilungherò a specificare questo, sia essenziale fare attenzione all'orizzonte antropologico e moralistico del suo pensiero, insomma, che è un pensiero naturalmente sulla politica che parte dalla pratica della politica, ma che confronta la politica con la dimensione che noi potremmo chiamare in un termine nostro dell'esistenza, proprio, no? Direi la categoria è quella della psicologia sociale, no? Si tratta di mettere continuamente in evidenza tutti quegli elementi che condizionano la vita dello Stato da diversi punti di vista, che viene studiato dal punto di vista dello Stato assoluto, diciamo così, del principe, dal punto di vista della Repubblica nei discorsi sopra la prima decade di Rito Livio, no? Però la vita dello Stato in tutte le sue forme è continuamente condizionata dalla presenza vitale degli esseri umani, degli uomini, per usare il suo linguaggio, che insomma sono caratterizzati da una incredibile negatività, insomma, no? Sono mossi da alcune molle psicologiche che condizionano tutto, il desiderio, l'ambizione e l'impossibilità di realizzare fino in fondo il desiderio e quindi tutte contraddizioni che derivano da questo. Si conoscono tutti le famose massime, no? Nel mondo non è se non vulgo, no? È così. Gli uomini si hanno a vezzeggiare o spegnere. Attenzione, è meglio essere temuto che amato, ma non perché sia meglio il timore da un punto di vista teorico, insomma, no? O morale, anzi, no? La paura è chi fa paura e fa qualche cosa di negativo, però è inevitabile perché gli uomini, insomma, no? Se non hanno paura, alla fine ti tradiscono, insomma, no? Si stuccano, dice lui, del bene, no? E non sopportano il male nello stesso senso, momento. Ecco, è un grande moralista, insomma, tutto il suo pensiero e la riflessione politica è determinata da questa dimensione moralistica che tra l'altro sorprese, interessò particolarmente un autore a cui di solito non pensiamo, che è Leopardi, che appunto in una operetta non conclusa, il dialogo di Senofonte e Machiavello,
che non è, un'operetta morale, che però non è entrata nell'edizione dell'Operette perché non l'ha finita, è rimasta incompiuta. Dice delle cose particolarmente interessanti proprio su questa dimensione moralistica del pensiero di Machiavelli, che è pensiero della contraddizione, no? Che vede continuamente le sfasature che si danno nei comportamenti, no? E è, insieme al pensiero della contraddizione, il pensiero del confronto con la resistenza del reale. E in Machiavelli c'è sempre una fortissima carica di attenzione, no, a tutto ciò che ostacola il comportamento politico, no? La famosa opposizione tra virtù e fortuna in fondo si può far risalire a questa contraddizione, no? E nella sua pratica politica, tra l'altro, Machiavelli è stato continuamente in rapporto con delle difficoltà. Quante volte nel suo pensiero si affacciano le difficoltà, si domanda sempre, no? Il capo militare, il principe, chi gestisce le repubbliche, non si trova continuamente confrontato con le difficoltà a cui bisogna resistere, ma non sempre si resiste, e quasi sempre va a finire male in realtà, perché la realtà in definitiva sfugge. Ecco, non è uno, secondo me, non è uno che dà degli insegnamenti per conquistare il potere, detto proprio nella maniera più banale possibile, no? Che è stato molto usato così nella tradizione storica, insomma, no? Cioè, lui ha anche tentato questo, naturalmente, no? Dare dei suggerimenti ai medici, e ci sono tante cose, alla famiglia dei medici, no? Su come gestire il potere, certo. Però poi la logica profonda del suo pensiero va al di là di questa offerta di modelli di cinica e violenta conquista del potere. Ha percorso tutta la storia sia del 500 che del 600 che del 900, no? Pensate come sono stati machiavellici i leninisti, insomma, no? Come è stato ha preteso di essere Machiavelli con Mussolini, insomma, no? Come, insomma, tanti tiranni, insomma, si sono ispirati o hanno creduto di ispirarsi a Machiavelli. Certo, Machiavelli si può leggere in tanti modi, però io credo che nella spinta profonda del suo pensiero ci sia, insomma, questo confronto con la resistenza del reale, insomma, con la resistenza mentale dei comportamenti umani, no? Rispetto alla costruzione, insomma, di un vivere civile. E lui cerca continuamente un modello che renda possibile costruire un vivere civile, che non è la virtù repubblicana, no? Negli Stati Uniti d'America è molto diffusa un'interpretazione di Machiavelli come colui che dà le indicazioni, no, per lo sviluppo, no, di una virtus in senso civile repubblicano, insomma, no? Cioè, la dimensione civile c'è in Machiavelli, ma non è quella che poi è stata utilizzata tanto poi nella tradizione americana. Adesso anche gli studiosi più recenti, in America, come un grande studioso come Quentin Skinner, insistono su questo aspetto, no? Ecco, credo che in realtà è così, non si tratta di realizzare dei modelli, ma si tratta di resistere continuamente a ciò che contraddice il comportamento politico. A me è parso per questo che in Machiavelli sia fondamentale una categoria come quella anche di rimedio, no? Perché lui parla continuamente, ogni momento, ogni iniziativa del vivere politico, sia da parte di uno Stato che è un principato, sia da parte dello Stato repubblicano, si confronta anche a livello di costruzione istituzionale e costituzionale, si confronta con delle difficoltà, insomma, no? Delle difficoltà e con la minaccia dell'errore anche, che si affaccia continuamente in tutti i comportamenti, no? Difficoltà ed errore a cui si cerca di rispondere, cerca in qualche modo rimediando. I rimedi possono essere i più vari, i più diversi. Un altro elemento, e poi mi pare che posso anche concludere, mi fa piacere ascoltare poi i colleghi, un altro elemento determinante in questo suo contesto, in questo senso della contraddizione che si ricollega poi all'orizzonte letterario, all'ultima analisi, è
l'individuazione del senso di illusione, di errore che si sta dentro molti comportamenti, indipendentemente dalle volontà dei soggetti, insomma, no? C'è un dato di illusione umana, no? La negatività dei comportamenti umani è legata anche alla disposizione degli esseri umani a farsi catturare nell'illusione. E quindi da questo punto di vista la politica deve confrontarsi proprio con queste illusioni, con l'apparenza, no? C'è una politica che fa attenzione particolare a ciò che appare, no? Vi ricordate come si dice che appunto il principe non ha bisogno di essere veramente buono, tra virgolette, ma deve apparire tale, insomma, no? L'importanza dell'apparire, perché gli esseri umani sono abituati ad illudersi, ecco. Questo è un elemento che particolarmente significativo, perché in fondo ha portato a degli sviluppi della cultura moderna, no? Nel senso della demistificazione, no? L'attenzione all'illusione su cui si basano i comportamenti umani, no? Porta poi a interrogare queste illusioni, a mostrarne il carattere appunto mitico, illusorio. Quindi c'è questa spinta, che è legata pure alla forma della sua scrittura letteraria, cioè questa spinta continua a smascherare, insomma, no? A non prendere mai i discorsi che circolano intorno per buoni, no? Ecco, e qui con una invasività personale, una provocatorietà che pure fa parte del suo orizzonte antropologico e delle sue forme di scrittura, no? Anche che lo portano a momenti giocosi, tra l'altro a livello letterario poi c'è tutta la parte comica, diciamo così, ma io voglio chiudere proprio ricordando delle battute che mettono in evidenza proprio così questa sua tendenza, no? Alla contraddizione anche attraverso il gioco, no? In una lettera all'amico Francesco Guicciardin, tra l'altro il rapporto tra i due è un dato fondamentale di grandissimo interesse da tanti punti di vista, anche dal punto di vista biografico, dal punto di vista dei modelli culturali che troppo facilmente sono stati considerati opposti, insomma, no? Ci sono delle convergenze forti poi anche tra Machiavelli e Guicciardini, oltre tutte ovviamente le differenze, ma in una lettera a Guicciardini, quando lui si trova in missione presso i frati di Carpi per cercare un predicatore per la Quaresima, non gli hanno dato niente di meglio da fare in quella fase, anche se poi negli ultimissimi anni, proprio poco prima della morte, nell'ultimo anno ha avuto incarichi proprio di un certo rilievo, nel momento in cui poi la politica della Firenze Medicea stava crollando. Stavo dicendo, da lì, nel 1521 scrive da Carpi a Francesco Guicciardini e dice a un certo punto che lui come si comporta giocosamente nei confronti di questi frati che danno retta, credono a tutto quello che lui dice: io non dico mai quello che credo, né credo mai quello che dico, e se talvolta mi viene detto il vero io lo nascondo tra tante bugie che è difficile riconoscerlo. Insomma, ecco, questa è una cosa giocosa, insomma, che ci dà pure un'idea quasi diabolica di Machiavelli, ma Machiavelli non è di diabolico, è un autore che è importante leggere, perché oltre ad essere un grande politico, cioè uno che è sconfitto come politico, è stato anche un grande moralista, insomma, e quindi la sua analisi impietosa dei comportamenti umani è un dato determinante da tantissimi punti di vista.